Questo non è sviluppo. Fallimento. Distruzione. Le istituzioni pubbliche che avrebbero dovuto salvaguardare la salute e l'ambiente hanno chiuso i cassetti, i dati e hanno consentito a Felice di continuare. I temi dell'agricoltura e dell'agroalimentare sono sempre più pressanti nel dibattito politico, per questo la terza serata delle interviste di rilievo vede come ospite l'assessore regionale alle politiche agricole Dario Stefano. Con lui si è parlato della necessità di affrontare le problematiche del settore al netto delle posizioni ideologiche al fine di risolvere gli atavici problemi come per esempio i consorzi di bonifica. In più l'assessore ha fatto presente la necessità, anche l'urgenza, di istituire, di redare un piano irriguo nazionale, in particolare pugliese, per far fronte alla necessità di acqua del settore agricolo. Ha fatto anche cenno chiaramente alla creazione del marchio Prodotti di Puglia, che è stato utile e necessario al fine di contrastare il fenomeno della volatilità dei prezzi del settore, nonché di contrastare le frodi alimentari. Inoltre si è parlato anche della necessità di armonizzare la mole dei controlli con l'istituzione di una cabina di regia che è stata da poco istituita dalla Regione Puglia. In ultimo l'assessore ha fatto presente dell'urgenza di creare un modello organizzativo nuovo, di unire i piccoli produttori pugliesi in moderni consorzi, pensando magari ad un modello cooperativistico che guardi come esempio, diciamo, al Trentino Alto Adige, dove i produttori di mele di tutto il Trentino vendono e commercializzano il proprio prodotto con un solo consorzio. Questo, diciamo, è un esempio portato dall'assessore che può servire per, diciamo, come oggetto, come esempio della discussione. Basta, ora giù in piazza, prima che tutto sia finito. Troppi qui misteri, cacchio, resto un po' allibito. Qui di bello condannato, ma che cazzo di reato? Ha divulgato il segreto.